Benvenuti carissimi miei in questo nuovissimo video, qui come sempre il vostro caro Nico dei Pokémon. Come sempre, prima di iniziare qualsiasi video diamo il benvenuto ai nuovissimi iscritti del canale e il bentornato a coloro che ci seguono sempre. Come vedete siamo in una nuova location, ovvero sta questo che siamo adesso sarà il nostro nuovissimo studio. Come vedete ancora c'è un po' di eco e ancora c'è un po' da sistemare il tutto, però magari una volta finito il tutto mi farò il video dello studio, ma poi a vedersi. Sappiate che adesso siamo in questa nuova location, quindi bando alle ciance, andiamo al video di oggi. Il video di oggi parleremo di un altro fantastico mazzo uscito grazie anche a Paradosso Temporale. Questa volta andremo a vedere il mazzo con mano ferrea, che ha un attacco che grazie a questo ci fa prendere due premi in più, quindi tanta robina ragazzi. E ho trovato una lista che se fa tutto bene riusciamo a fare mano ferrea T1, riusciamo già a fare dei bei KO al nostro avversario. Quindi senza perdere tempo alcuno andiamo subito al video di oggi, così capite bene di cosa stiamo parlando. Prima di andare al video vi ricordo qui sotto in descrizione Instagram, Cardmarket, Card3Zero se funziona ancora, e vi ricordo che anche sono attivi gli abbonamenti, che se volete diciamo dare un supporto in più a questo canale e così riempiamo anche questo nuovo studio, ragazzi, perché da riempire ho solo cambiato camera praticamente, quindi c'è da sistemare questa nuova cameretta. Se vi va potete supportarmi anche con gli abbonamenti, super grazie. Ma dopo di questo andiamo al video di oggi. Ed eccolo qui ragazzuoli, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Mano Ferrea ex Pokémon base di tipo elettro con 230 di tipo di tempo futuro, con due attacchi. Il primo non molto interessante, due lampo in colore, 160 danni, presa a braccio, ma il secondo sarà quello che riusciremo ad usare subito con questo mazzo, ovvero 1000 volt, grazie con una lampo e 4 in colore. Se un Pokémon dell'avversario viene messo KO dei danni a questo attacco, prendi una carta premio in più. Quindi ben capite che riuscire a fare subito questo attacco e mettere KO i primi Pokémon del nostro avversario significa portarci la partita prima a casa grazie al doppio premio che prendiamo. Come è composto, di quale motore si offre questo Mano Ferrea? Bene, del fantastico motore Miraidon. Come ben sappiamo Miraidon è uno dei mazzi che sta facendo anche bene negli ultimi tornei, e tra l'altro Miraidon X, oltre ad essere un buon supporto per settarci al meglio la panca, è anche comunque un buon attaccante. Comunque fa 220 con la sua abilità Unta duplice, ci permette di prendere due Pokémon base e metterli in panca. Infatti in questo mazzo ne abbiamo il 2 per, e poi abbiamo un altro po' di attaccanti che bene o male si vedono sempre nei mazzi Miraidon. Abbiamo l'1 per di Raichu, che ci serve per fare i KO grossi, l'1 per di Raikou, che anche questo con due energie fa un attacco interessante, fa 20 danni più in più per ogni Pokémon, sia nostro che il nostro avversario, quindi tanta robina. E tra l'altro anche un'abilità che ci fa pescare una carta, diciamo che questo è uno dei primari attaccanti che andremo a scegliere in un mazzo Miraidon, ma noi se riusciamo andremo subito di Mano Ferrea. Poi come altro Pokémon di supporto abbiamo Zapdos, che ci aumenta di 10 danni l'attacco dei nostri Pokémon elettro, quindi può essere buonissimo. E questa volta abbiamo uno per di mare Fluffy, di solito se ne gioca 2/3, ma in questo mazzo ne abbiamo giusto l'1 per. Come altri Pokémon di supporto abbiamo il fantastico Luminio, che lo mettiamo a terra e ci prendiamo una carta allenatore. Poi abbiamo Mew X, che oltre ad avere la ritirata gratis in questo mazzo si fa anche da peschino, perché se non abbiamo carte in mano lui ce ne fa pescare fino a 3, oddio ci fa pescare fino a 3 carte in mano, e sarà in combinazione con un'altra carta che è in questo mazzo. Poi abbiamo uno Spiritomb che ci blocca i base V, può essere interessante benciarlo contro quei mazzi che hanno tanti base V con abilità. E poi abbiamo il 2 per di Squacabilli X, perché lo vogliamo trovare subito, perché vogliamo scartare subito la prima nostra mano. Ora andiamo a vedere gli strumenti e gli allenatori. Abbiamo l'1 per di carrette di scambio, ormai abbiamo solo Pokémon base a parte Fluffy, quindi
possiamo scambiarlo così, 2 per di fune di fuga, sempre molto utile, 4 per di generatore elettrico, generatore di elettricità, che sarà il modo con cui noi andremo a caricare velocemente mano ferrea, poi abbiamo 2 per di Minorball per andarci a prendere un po' con basso, 2 per di Superpass Viplotta, ancora non riusciamo a trovare il Mirai 21 per settarci, poi abbiamo 4 per di Ultra Ball per scartare 2 e pesca, prendere un po' dal nostro mazzo, 3 per di Campo di Spiaggia ci riduce di 1 la ritirata dei nostri Pokémon. La maggior parte dei nostri Pokémon ha ritirata una, a parte Mano Ferria, che vogliamo metterlo a tipo dopo. Abbiamo come allenatori semplicemente 2 Boss Order e 2 Peony. Perché Peony? Perché Peony ci dice scarta le carte che hai in mano e cerca nel tuo mazzo fino a 2 carte allenatore. Mostrale e aggiungi le carte in mano. Le 2 carte allenatore che noi vogliamo con Peony sono i 2 generatori per andare a caricare Mano Ferria. Ora, ben capite che noi scartiamo tutta la mano usando i 2 generatori, non abbiamo più carte in mano. Ecco perché la combinazione con Mew, che ci pesca 3 carte, ci fa sì che in modo che noi abbiamo qualche carta in mano per il prossimo turno. Anche, ecco perché è importante il Mew combinato al Peony. Come oggetti abbiamo un amuleto del coraggio, 2 sigilli forestali, più che altro perché lo vogliamo trovare, e come ben vedete abbiamo la bellezza di 18 energie lampo, proprio per far sì che i nostri generatori siano carichi e pieni di energie da poter usare. Cosa vogliamo fare nei primi turni? Beh, sicuramente andare a fare almeno un paio di generatori sul nostro Mano Ferrea e assegnargli un'energia magari per attaccare. Questa sarà la nostra strategia sicuramente. Se magari non ci riesce subito, comunque abbiamo tanti modi per andare a vincere la partita, come il magari caricare altri nostri Pokémon, attaccare, quindi tanta roba, ma principalmente vogliamo usare questo fantastico Mano Ferrea. È proprio in questo modo che noi vogliamo agire. Come vedete anche il mazzo è costruito molto semplicemente, un aspiratore per andare a togliere magari qualcosa che ci dà fastidio ai nostri avversari, magari una sentiero bianca cima, e niente, 2 allenatori, 4 per di Peony e un boss order. Davvero semplice come mazzo. Infatti, per farlo capire al meglio, andiamo a fare qualche bella partita insieme. Avversario trovato, siamo contro Salve. Benvenuto in questa nuova lotta. Allora, andiamo con la monetina di testa, vediamo se ci esce testa. Niente, croce, deciderà l'avversario il nostro destino. Allora, se noi iniziamo per secondi, effettivamente non ci va male, perché potremmo anche ben pensare di riuscire ad attaccare al primo turno. Se riusciamo ad attaccare con Mano Ferrea è anche tanto meglio. Allora, iniziamo per secondi, quindi bene così. Vediamo, ci arrivi una buona mano. Peccato perché avevamo il super passo di pilota in mano e non sarebbe stato male usarlo. Vediamo un po'. Siamo contro un Luna Ruggente. Scopriamolo. Allora, non è che ci sia arrivata un granché di carta, ma vediamo. Abbiamo il nostro Raichu. Ok, vediamo un po'. Ok, in realtà siamo contro un Lost. Intrigante. Super passo di pilota. È un Lost con un Ruggente. Ok, va bene. Super passo di pilota. Wow, doppio super pass. Complimenti al nostro avversario. Si setta già il tutto. Ok. Si va, prima carta in l'osso, un aspiratore, scambio, si va col secondo fiori scelta per la seconda carta in lost. Ok, vediamo se riesce a fare anche la terza. Assolutissimamente sì, terzo gonfi. Terza fiori scelta, il nostro avversario ha 2 aspiratori e un carretto. Wow,
Vediamo se farà altro oppure passerà. Ok, ci passa il turno, il che non è affatto male. A noi arriva Miraidon, che anche questo non è male. Diamo di mano ferrea e andiamo di Raikou, direi. Perché no? Qui abbiamo un'altra possibilità di prendere qualcosina, ci prendiamo Squacabilli. Sicuramente. Energia, facciamo così, e Ultrabol. Intanto dobbiamo andare comunque a scartare. E prendere Mew. Perché Mew? Perché ne andiamo a fare Peony. Per doppio generatore, primo generatore da 1, va bene, secondo generatore 1 da 0, che questo non è che mi piaccia molto, diciamo. Allora, peschiamo 3 con Mew, il che è buono direi, e scartiamo tutto con Squacabilli. Peccato, peccato, davvero un grosso peccato, perché non possiamo attaccare questo turno. Davvero un peccato. A questo punto ritiriamo, mettiamo attivo Raichu e passiamo il turno. Peccato, se il generatore ci regalava due energie, potevamo già attaccare con mano ferrea. Questo è davvero un peccato. Vediamo, il nostro avversario va quarto in Lost con questo Confi. Questo Confi basterà ritirarlo con l'energia che ha assegnato. Vediamo cosa farà. Acromio. E il nostro avversario si porta a 6 carte in Lost. Via Cramorant e via anche Giraci. Giustamente anche se ritira non scarta l'energia, giusto? Perché noi abbiamo messo il campo spiaggia, giusto? Però se lo fa si porta a 7 Lost. Vediamo un po' cosa vorrà fare il nostro avversario. Cambia la stadia, arriva un Pokéstop, arriva una Minable, va bene. Minable per una urgente, va benissimo. Quindi Pokéstop 1, dentro Superamo e Minable. Stavolta con la ritirata si scarta l'energia. Confi per la settima carta nella Lost. Ok, e ora gli si attivano i portali Miraggio. Vediamo se vuole fare portale su quel Luna Ruggente oppure no. Energia su Luna Ruggente, va bene. E portale, eccolo qui che arriva il portale. Eh sì, mi sa tanto che ci farà KO proprio lì, ragazzi. Passa il turno, ok, questo è molto interessante da parte del nostro avversario. Allora, andiamo di Pokéstop. Doppia Ultra Ball per noi, il che non è chissà che. Allora, io direi Amuleto del Coraggio su questo povero Squacabilli. Energia qui. Serve la Ultra Ball magari per scartare qualcosa che non ci serve, tipo niente in realtà, tipo niente. Noi andiamo a sto punto di Peony per generatore e sigillo. Generatore per 2, perfetto, così questo generatore.
le tre carte. E ancora il generatore, non voglio usarlo il generatore. Mettiamo Amanti Mano Ferrea. E si va così, ragazzi. 120 e due premi per noi, che sono boss e peoni. Va bene. E va bene così. Lui sicuramente metterà l'una urgente attivo. E invece no, va di confi. Charizard, ok. Vediamo un po'. Energia su Charizard. Va bene. Acromion per portarsi a 8. Ok. E a 9 in realtà. E il 10 se lo fa con il confi attivo. Amo per un confi solo. Va bene. Portale miraggio, Sableye, non prende niente, non so perché sta sprecando così caldo il nostro avversario, non lo sto capendo. Pokestop, ottimo Pokestop con fune di fuga, direi. Ok, si porta a 10. Farà fune di fuga? Ok, va bene. Contracchiappa Pokémon, va bene. Su Mew. Carretto? Non ho capito la scelta del nostro avversario. Ma va bene. Fa 200 danni su questo Mew. Vi devo dire, a noi i 200 su quel Mew non sono affatto male. Allora, Miraidon per Mano Ferrea. Io vado a fare sicuramente boss su Sableye. Generatore elettrico da 1. A questo punto andiamo a segnare qui, assegniamo l'altro qui e questo lo mettiamo su raggio e niente, ci prendiamo un altro 2 premi su questo Sableye. E vediamo, ragazzi, di regola la partita ce la portiamo a casa. Allora lui ci fa 250 con questo, però effettivamente ci potrebbe fare davvero male. Eh sì. Eh sì. Dobbiamo vedere se abbiamo un altro boss order. Se noi abbiamo un altro boss order, potremmo attaccare di Raichu, scartando 4 energie, facendo 240 sull'una ruggente. Vediamo, noi ancora abbiamo il potere di Astro in realtà, quindi non ci servirebbe neanche l'Uminium. Vediamo come va. Ok, 250 su Mano Ferrea, va bene.
noi questo KO ce lo accogliamo e vediamo se abbiamo il boss order. Se abbiamo il boss order è partita vinta. Perfetto, ci siamo ragazzi, la partita è nostra. Boss order sulla luna ruggente e si va. Scartiamo 1, 2, 3, 4 e ci portiamo la partita a casa anche grazie a questo bellissimo Raichu. Tanta roba. Ultimo avversario di oggi per noi contro un codice a barre. Salve signorina, le conviene cambiare nome. Allora, vediamo un po'. In attesa di IK21031, vediamo. Lancio della moneta. Ok, gli esce testa. Vediamo se ci farà iniziare per primo o per secondi. Deciderà lì. Ok, iniziamo per secondi. Vediamo un po'. Vediamo un po' la nostra mano. Vediamo un po' a cosa contro stiamo giocando. Ok, Spock Ability 1 non è affatto male, ma è davvero malvagia la mano, questo possiamo dirlo. Allora, cosa contro stiamo giocando? Ok, siamo contro un altro Miraidon, il che non è proprio buono. Vediamo, Ultra Ball. Scarta Fluffy e ricerca accademica per Miraidon. Sì, ovviamente gli serve un Miraidon per settarsi al meglio. Vediamo così. Vediamo cosa si vuole fare. Allora, a questo punto noi non cerchiamo di fare subito mano ferria, ma cercheremo di portarci la partita a casa anche con gli altri attaccanti. Ok, abbiamo anche un Regilecchi addirittura. Vediamo. Vediamo cosa decide di fare. Userà Squacabilli? Anche perché se non lo usa adesso non lo potrà usare più. Questo avversario è un po' indeciso. Amuleto su Raikou in panca. Ok, esco capito. Decide di non mettere il sentiero Biancacima. Strana scelta. Per mettere il campo in spiaggia. Ok, ritira, mette Raikou attivo. Questa è un'ottima scelta invece. Così noi non facciamo il capo su questo Raikou, a meno che non ritogliamo l'amuleto. Quindi ottima giocata da parte del nostro avversario, non possiamo dirgli niente. Generatore elettrico per un'energia, va bene. Marep, ok, energia base e passa il turno. Ok. Peccato per tutto ciò, però Peony per Super Pass. Super Pass e generatore. Super Pass e generatore, perché andiamo a prendere sicuramente Miraidon e Raikou. Miraidon e Raikou, che Miraidon ci va a prendere 1 e 2 e andiamo. Generatore elettrico per 2 energie, tanta roba.
quindi già possiamo attaccare col nostro bellissimo Raikou. Abilità di Quackabilly, madonna, perfetto, proprio perfetto. Aspiratore perduto per un'energia per togliere l'amuleto al Raikou attivo. Tanta roba. Ritiriamo, mettiamo Raikou attivo. Ci peschiamo la nostra carta che è Boss Order, va bene. A questo punto energia qui. Devo fare così e mettere un altro Miraidon a terra. Così facendo faccio 230. Perfetto ragazzi, il primo KO da 2 ce lo siamo portati a casa, ci arriva anche il sigillo forestale, buono così, abbiamo il boss order eventualmente per dopo, il che non sarebbe male. Vediamo un po'. Miraidon. È stato davvero davvero ottimo trovare l'aspiratore per togliere l'amuleto al Raikou del nostro avversario per fargli il KO. Tanta roba. Ok, arriva a reggere i Kivimax, quindi lui ci potrebbe tranquillamente fare il KO. Seconda energia su Miraidon, ricerca accademica alla ricerca di un generatore da 1 che non ha trovato a quanto pare, però ha il Fluffy. Però il Fluffy, infatti, eccolo qui. Arriva Fluffy, quindi arriva Miraidon. Arriva Miraidon che ci fa un bel po' di danni. Ebbene sì, il nostro avversario riesce a ricambiare l'attacco. A questo punto vediamo se noi riusciamo a ricambiare l'attacco del nostro avversario. Ebbene sì. Vediamo se le tire attacca. Ok. Miraidon attivo. Ci manca un po' con 250. Va bene, va bene. Il punto è, noi adesso riusciamo a ricambiare il KO al nostro avversario? È questa la verità. Allora, Peony, generatore, generatore energia, no, diamo di doppio generatore pazzerello, va, generatore per 2. Perfetto, direi che ricambiamo altamente l'attacco del nostro avversario. Andiamo ancora, generatore per niente, va bene. Io direi che me lo tengo per adesso. Ritiriamo. Miraidon attivo. E ancora, 230. E diamo al nostro avversario il KO. Ora vediamo, riusciremo ancora una volta a ricambiare, perché ora abbiamo bisogno di switchare questo Miraidon per attaccare. Infatti il nostro avversario ci lascia la partita. E che dire ragazzi, il mazzo è davvero davvero molto interessante, vi ho fatto vedere due partite, una un po' diversa dall'altra, però come avete visto mano ferrea si può fare davvero davvero molto velocemente. Vi ho lasciato anche la seconda partita anche per farvi capire che non è tutto su mano ferrea, ma possiamo tranquillamente vincere anche
grazie anche agli altri attaccanti nel mazzo. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi di questo mazzo, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.